Ciao a tutti, questo breve video vi voglio parlare del tasso, ma soprattutto del tasso in questo momento, nel periodo della primavera e di allungamento. E vi farò vedere come anche esemplari raccolti nello stesso areale, magari di 500 metri quadrati o un chilometro quadrato, tra di loro si differenziano le aperture. Probabilmente è una genetica differente che viene da situazioni molto più antiche, molto più vecchie, diciamo, dei nostri tempi attuali di oggi. E quindi che cosa stiamo dicendo? Che magari cinque piante raccolte nello stesso areale, vicine tra di loro, una parte, ad esempio, fine marzo, i primi d'aprile, e l'altra inizia ad aprire a maggio. Andiamo a vedere un piccolo excursus tra le diverse lunghezze, le diverse differenze di apertura nei tassi, parlando sempre di Taxus baccata. In questo primo esempio vediamo la pianta, il tasso che da subito apre in giardino, è la prima apertura, e vedete adesso che siamo praticamente al 9 di maggio, che lunghezze già abbiamo raggiunto, quindi una lunghezza praticamente considerevole. Vedete quanto è bello in questo momento, così morbido, così sembra rasta, no? Sembro io quando avevo i capelli. Perdonate lo scivolo della battuta. Ma è una pianta che dà una certa soddisfazione, però a parità di luogo, di raccolta, ci spostiamo su un'altra pianta, dove qua già le cacciate sono ancora meno, vedete? Si potrebbe pensare che magari l'apertura dipenda anche dalla salute della pianta, certamente se la pianta non è stata comunque rinvasata o lavorata fortissimamente, la pianta certamente ha una risposta più veloce, però tendenzialmente anno dopo anno mi sono reso conto che molte specie, tra cui anche il tasso, a parte appunto le lavorazioni impegnative o piante stressate, hanno una differenza d'apertura di circa un mese. Qua ci spostiamo andando a ritroso su quest'altro esemplare, sempre di Taxus baccata, ed ha una crescita ancora più corta. Vedete? Quindi avevamo questa crescita, ok? Poi avevamo questa crescita e addirittura questa crescita che insegue un po' quell'altra, ma è leggermente un po' più corta. Poi se ci spostiamo e andiamo su quest'altro esemplare, vedete che la pianta sta ancora più indietro. Quindi in pratica che cosa stiamo dicendo? Che il tasso, in qualche modo, l'apertura, come altre specie, hanno il loro orologio biologico. Quindi ogni anno, più o meno, a prescindere dall'annata, più caldo, meno caldo, più presenza di luce o meno presenza di luce, hanno praticamente un orologio biologico che gli dice quando aprire o meno. Spostiamoci anche su quest'altro. Questo è anche uno di quelli che ha un'apertura, diciamo, intermedia. Questa pianta nello specifico stiamo facendo costruire il nostro primo ramo, eccolo qua, ancora non c'è, ancora veramente piccolino rispetto alla pianta che già comincia ad avere una ramificazione del terzo ordine, no? Forse alcune zone quarto ordine, e qui il ramo non c'era, l'ho stimolata a far crescere e ho creato un taglio fino a quando poi la pianta al terzo anno ha fatto la gemma, e adesso questo qua già è il secondo anno che la pianta lo sta allungando. Quindi nel primo ha fatto questo e adesso sta facendo la ramificazione, diciamo, di secondo ordine. Se ci spostiamo anche su un altro tasso, vedrete che questo qua non è stato raccolto dallo stesso areale, ma pur stando nello stesso giardino, coltivati praticamente allo stesso modo, stesse terre, stesse coltivazioni, praticamente la pianta è ancora più corta. Vedete? E questo è sempre Taxus baccata. Quindi qua stiamo dicendo che praticamente
L'apertura di queste piante sì, è influenzata da rinvasi abbastanza impegnativi, dalla precedente coltivazione, se è stata più o meno sana e intensiva, oppure da possibili lavorazioni estremamente drastiche, quindi tutte cose che influenzano chiaramente la ripresa, soprattutto in questo momento, delle piante, ma è proprio il loro meccanismo, orologio biologico che ci porta a pensare che potremmo praticamente scrivere su un calendario l'apertura di ogni singola pianta, perché anno dopo anno più o meno il stesso giorno potrebbe corrispondere. Poi per quanto riguarda invece la potatura, come deve avvenire, quando avviene per esempio del tasso? Io solitamente utilizzo, ma come un po' tutti, come si dovrebbe fare, utilizzare la pinzatura solo su piante finite, perché ricordiamo che più il ramo allunga, più tutta, diciamo, la parte dell'albero coinvolta in quella zona di allungamento, per esempio di un ramo, quindi tutta la ramificazione interna, la parte del tronco e soprattutto anche quella della radice, si carica di sostanze nutritive insieme agli ormoni. E più la pianta ha vegetato abbondantemente, poi a fronte della potatura che avverrà avremo una risposta altrettanto forte. Se invece andiamo alla parte opposta, cioè che vado a pinzare, cos'è la pinzatura? Cioè quando un germoglio inizia ad aprire e già arrivati a pochi centimetri si va dalla parte centrale e viene completamente asportata la parte centrale. Questo far sì che si svilupperà solo una parte del ramo coinvolto, non crescerà molto e quindi di conseguenza poche foglie che si sviluppano, poca sintesi clorofilliana e poca risposta alle cacciate successive. Quindi se abbiamo piante in fase di formazione, in fase intermedia anche avanzata e non in fase di mantenimento, io consiglio personalmente di far crescere, aspettare che il ramo maturi per poi potare. Tendenzialmente il ramo maturo dipende dall'apertura della pianta, a volte può aprire appunto in questa fase al 9 maggio già è quasi tutto aperto, altri tassi come avete visto stanno aprendo adesso, quindi diciamo che arrivati tra giugno, la prima decade di giugno e fine giugno e luglio per altri esemplari possiamo potare. La potatura si vede perché soprattutto iniziano a formarsi le nuove gemme, quindi un ramo che forma le nuove gemme significa che già ha frenato la crescita. E a quel punto significa che il ramo ha iniziato effettivamente a maturare. A quel punto si può aspettare ancora qualche giorno, ma non troppo, per poi potare, proprio perché potando la pianta già è matura, aprirà le gemme che magari ha fatto dietro, perché già pronte, oppure sarà pronto e carico dei zuccheri per creare nuove gemme all'altezza del taglio. E se la pianta è stata coltivata in maniera intensiva, con concimazione intensiva e preparate bene, potrà fare sicuramente delle gemme dentro. Ricordiamo che il tasso è una pianta estremamente generosa, crea una vegetazione estremamente fitta proprio perché fa gemme dappertutto, anche sulla parte dove non c'è il verde. E questo lo dimostra il fatto che se io magari taglio completamente un ramo, questo è un esempio a parte, magari la vena viva mi resta ancora lì viva per anni, anche se non c'è il tiraggio, al contrario le altre conifere, no? Come potrebbe essere la maggior parte delle cupressacee, pini, eccetera, eccetera. Quindi è una pianta che io considero una latifoglia in qualche modo, perché ha una risposta estremamente forte.